Ciao ragazzi, oggi volevo presentarvi e volevo farvi come sempre una video recensione sulla torcia frontale Hornight 100+. L'ho comprata, come potete vedere ve lo scontrino, a Decathlon a 7 euro, cioè scusate, di nuovo 8 euro. L'ho comprata a 8 euro. Allora, qua le batterie sono incluse, però ancora io non ho capito dove sono le batterie nella torcia. Però non lo so. Allora, qua dice che con il getto di quello là potente fa 25 ore. Quello là invece meno potente fa 35 ore. Poi c'è la... questa torcia ha 40 lumens ed ha una luce rossa e rossa lampeggiante, che io direi ottime per pericoli. Aspettate che ora esco la torcia, scusatemi, ma già l'ho aperta, l'avevo aperta precedentemente. Allora, la torcia è questa. E, allora, per quel che vi dicevo prima, forse le pile stanno qua dentro, però non lo so se sono lì dentro oppure in un'altra parte. Comunque penso di sì, perché è l'unica cosa dove metterle. Allora, quindi c'è l'elastico, perché è un elastico, è regolabile. Poi la luce, come vi dicevo, si trova qua, fa questo, quindi primo è meno potente, che è così. Poi c'è per puntare c'è quello là più potente, così, in cui c'è quel cerchietto, e poi c'è quello là rosso, che vi dicevo per i pericoli. Oppure il rosso lampeggiante, così. Quindi se noi lo mettiamo meno potente si accendono questi due LED, se noi lo mettiamo più potente si accendono tutte e tre, non tutti e cinque, tutti e tre. E poi se noi lo mettiamo rosso o rosso lampeggiante si accendono questi qua, uno e due. Bene, io direi che possiamo finirla con il tutorial o comunque con la video recensione. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!